se un giorno freddo in cui non bello nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi perdi sotto il mare grazie, grazie Valerio. Grazie. Allora, Carmen ritorna di là. Grazie, Garrison. Baci. Grazie mille, e complimenti per il lavoro. Grazie a te, Garrison. Vabbè, vai, grazie vabbè. Di essere stato con noi. Valerio, accomodati. Accomodati. Mi allora, Alessi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Guarda, la sai la contento. Canzone, no? Certo. Ripeti, ritorna, cantami un po' il ritornello, vediamo se sei bravo. No tesoro, perché tu sei una campionessa di share per Rai 1, ma non vorrei farti cadere l'ascolto che poi non mi inviti più, capisci? Te lo facevi alzare l'ascolto se cantavi. Non credo, non credo. Però ti ringrazio di questo collegamento perché tu sai che io e Valerio Scanu abbiamo litigato in passato. Non mi ricordo perché, ma quando lui aveva avuto un ruolo di giudice, insomma faceva anche delle dirette Facebook criticando i concorrenti, io avevo difeso, credo forse la Destio, lui mi aveva cazziato via Facebook in maniera totale. Guarda, secondo me hai litigato da solo perché Valerio è proprio che mi sono dimenticato il perché, lo guardate, c'è scritto allora, Valerio Scanu contro Roberto Alessi. No, io invece ho una memoria. Guarda lì, Vale, che così dico, ti guarda anche il pubblico. Oltre il corpicino da elefante, c'ho anche la memoria un po' da elefante, quindi mi ricordo tutti. Cos'era successo? Era successo ciò. Io mi occupavo del dietro le quinte di Ballando, sui social, diciamo il conduttore del secondo schermo. A un certo punto io vado a intervistare la Dessio. La Dessio, con insomma, tutto il suo management, mi si gira male perché insomma era successo in diretta, c'erano state un po' di discussioni e quindi io non la intervisto, cioè non mi permette di intervistarla. Che succede? Il giorno dopo Alessi dice lascia perdere quella cima di Scanu. E allora mi sono stranito. Alessio, quindi, però, no, è diverso. Scanu, guarda che anch'io c'ho una bella memoria. E mi ricordo che tu avevi segato un po' le gambe alla Desio. Io ho detto, una signora del cinema e del teatro va rispettata in maniera maggiore. Ma comunque, io non senti, l'importante è che abbiamo fatto la pace. Ti voglio bene. Bugiardo. Non è vero. Bugiardo, non è vero no. Che mi vuole bene. Ma invece Alessio, ti voglio bene, pensa. Ti ringrazio, è vero che allora. In passato, e tu mi sei testimone, qualcuno ti ha aggredito, quei soliti cretini di internet, e io assolutamente sono stato dalla tua parte. Anche perché ringrazio. Tu sei un bravo artista, grazie. Un grande artista, e sono contento che tu ci sia perché porti un po' di leggerezza anche in questa nostra vita che a volte insomma è sempre un po' in salita. Oh vabbè, una notizia, hanno fatto la pace dopo tanto tempo, meno male. Hai visto? Allora, Eleonora, hai fatto il regalo di Natale. Ci vorrebbe Stevie Wonder qua, guarda un po'. Che contento, abbiamo fatto contento Alessio. Servizio. Abbiamo mandato i tuoi grandi successi, poi stai lavorando tanto, stai facendo un concerto fra l'altro bellissimo, adesso ne parleremo, però imitare così con quella voce lì, cioè, lì hai spopolato tale quale. Sì, tale quale è stata un'esperienza che ho diciamo sfruttato al 100%, ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso anche a tale quale grandi professionisti che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto in toto. I brani e gli artisti che mi sono stati diciamo
che ho reinterpretato, che ho cercato di, insomma, riportare sul palco. Comunque devo dire, l'abbiamo sfruttata al massimo. Beh, hai fatto anche Orietta Berti, scusa, vediamo. Orietta Berti è il top. In via dei Ciclamini al 123 prendevano le bambole vestite come me. La guerra era finita, ma però ricordo che sui muri delle bambole scrivevo insieme a te. L'amore come lei si attacca dove muore, quel giorno senza dirmelo mai presa con un fiore. L'amore come lei si attacca dove muore, non vedo più le bambole ma sono legata a te. Erano giorni tutti per me, erano giorni tutti per te. In via dei Ciclamini dove abitavi tu, il muro delle bambole adesso non c'è più. Bravissima, Valeria è brava a fare anche le imitazioni così. Qual è il successo di Scanu, secondo te, Fredella? Beh, secondo me il brano di Sanremo è stato quello che poi tutti stiamo cantando da anni ormai, da quel Sanremo di Antonella Clerici. Lui è bravissimo a fare le imitazioni, è vero, è uno che... è un ragazzo che osserva molto e riesce, secondo me anche di noi potrebbe fare un'imitazione tra poco, perché è veramente bravo. Io ho assistito alle sue imitazioni qualche volta, quindi... magari ci puoi riservare qualcosa. Ma guarda, vi studio un attimo. Ci vuoi riservare qualcosa? Non lo so, su due piedi? Su due piedi non saprei. No, sai cosa stavo pensando, riflettendo su una cosa. Che fai, zia Mara, poi? Beh, dipende. Ma io faccio, che ne so, pure... chiunque, nel senso, chiunque mi dia quell'input, chiunque abbia quella peculiarità che riesco a decifrare e poi tipo? A riportare. Non lo so, ma chiunque, dico, non soltanto personaggi del mondo... Anche tipo Alessi potresti imitarlo? No, lascia perdere. Me lo studio. Così ti vedi, bravo. Senti, può fare tutto comunque Scanu, perché grandi artisti possono fare tutto, potrebbe essere anche un grande attore drammatico. Scanu non ne ha mai sbagliata una, a parte la camicia oggi, che capisco che è uscito di casa un po' di corsa. No, in realtà no, ho sbagliato solo la taglia della allora camicia. Sei legatissima alla tua famiglia. Sbagliato numero, Eleonora, non hai sbagliato numero, 45510. Mettiamo sul numeratore, a quanto siamo arrivati? Dai che arriviamo ai 18, datemi il numeratore per favore. Numeratore, che così vediamo, 45510. Vediamo a quanto è arrivata, eccola qua. Dai, forza, 17.639, forza che arriviamo ai 18 entro fine puntata, forza. 4551, aiutate Teleton. Allora, Valerio, ci vedremo ad un concerto. Sì, domani farò il mio concerto natalizio, sì, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E dal 2012, quindi questo è il... dal 2012 che organizziamo questo concerto lì, e anche quest'anno, ogni anno ha avuto una chiave differente. Quest'anno sarà un concerto in acustico, molto più intimo, molto più a contatto col pubblico, e insomma, e speriamo vada tutto bene, come insomma le prove sono andate bene. Me la fai solo il ritornello della canzone di quale? Come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Bella. Valerio Scanu, grazie. Valerio, di essere